Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di come ho quasi rischiato la vita, di come quasi sono morto. Allora, intanto prima di incominciare a raccontarvi tutta la storia, la situation, vi do qualche informazione. Ovvero, io ho un profilo Instagram e mi chiamo Ale Salvi Genova, con la minuscola, ma non maiuscola. Mi trovate lì su Instagram. Sono abbastanza attivo, sì, su Instagram sì, sugli altri social no molto, ad esempio Snapchat, Facebook, non li uso da un po' di tempo, anzi non li uso proprio. Allora, intanto se volete qualche informazione, intanto vi scrivo giù in info box. Allora, perché io ho i miei disegnini professional, questo tablet sarà disegnini professional, ecco, voi dite che cacchio è sta roba delle bar in mezzo a, non so, qualcosa. Allora, tutto è successo mentre io andavo all'IKEA. Allora, io ero in autostrada con la mia famiglia, eravamo in macchina. E cosa è successo? Che mentre noi stavamo andando, come dice il disegnino professional, perfetto. Ma perché non si vede? Ok, questi siamo noi e la nostra macchina, ed è questa è il coso della corsia. Questo qua è il camion che quasi ci ucciderà. E questo qua è l'altro camion. Coincidenza, erano due camion, vabbè. Allora, noi stiamo andando, no? E il camion sta andando. Allora noi abbiamo un po' più di spazio per andare. Però l'altro camion, tipo, ci viene incontro. Cioè, senza preoccuparsi che magari ci poteva schiacciare, cioè, eppure ci vedeva benissimo. Perché comunque noi eravamo un po' più avanti di lui e lui invece era indietro. E quindi è stato un casino. E vabbè, cosa è successo? Che mentre noi andavamo, lui ci è venuto qua incontro, infatti, come dice la freccia, si capisce che è una freccia, sì, più o meno, un po' monca, e noi abbiamo dovuto frenare di colpo, in pratica, per far passare sto cretino qua. Cos'è che è successo? Poi è successo, allora, che mentre il camion è andato, meno male che noi poi abbiamo svoltato, siamo andati via per Cornigliano. E allora cosa è successo? È successo che mio padre, tanto c'eravamo tutti legati addosso, perché tipo noi siamo andati in avanti, meno male che eravamo tutti legati e tipo siamo andati in avanti, che è stato un casino, e poi abbiamo sbalzato indietro, cioè non è che, però prendendosi così di colpo abbiamo un po' sbatacchiato. E il camion tranquillo, cioè non si è, anche perché eravamo in autostrada, mica ci potevamo fermare, dire qualcosa. E vabbè, in pratica noi continuiamo a seguire e poi noi dobbiamo svoltare, perché mica possiamo seguire come degli stalker assassini. E lui va, allora mio padre cosa fa? Chiama tipo la polizia. È stato veramente, cioè io mi ascoltavo la musica, mi ascoltavo Britney Spears, io intanto, cioè, qua succedevano cose, tipo mia sorella preoccupata, che oltretutto abbiamo preso il numero della targa e del rimorchio, che purtroppo non vi posso far vedere neanche i video, perché io mi sono accorto che già la videochiamata stava quasi finendo, cioè capito, capite, parlo in simulare, vabbè. E quindi cos'è che è successo? Noi siamo andati avanti, abbiamo passato comunque la nostra giornata all'IKEA, dove abbiamo mangiato. Ah, andate a mangiare all'IKEA perché ci sono delle robe buonissime. Sponsorizzami, sto scherzando. Faccio un po' Gianmarco Zagato, lo copro un po'. E quindi niente ragazzi, questo è il video in cui ho quasi rischiato la vita morendo. E vabbè. E poi è successo che, vabbè, aspettate, vado avanti. Che l'ha chiamato e ha detto sì, va bene. Cosa ha detto? Che mandava due pattuglie, perché non sapevano dove andavano. Allora ha mandato due pattuglie dove lui poteva andare a recarsi. E oltretutto era domenica, quindi era, no, era sabato, scusate. E quindi era ieri. È successo tutto ieri e quindi lui doveva andare di fretta comunque per andare a mandare sto cacchio di rimorchio. Però comunque non puoi andare così, perché la gente rischia la vita e poi potevi fare un casino. E infatti mio padre gliel'ha detto, devo, guarda che questo qua è un pericolo, un casino terribile, veramente terribile. E vabbè ragazzi, questo vi ho raccontato di quando ho appena rischiato la vita, come secondo video, è stato bellissimo veramente. E quindi niente, ci vediamo nel prossimo video, che non so quando uscirà, però usciranno, non so neanche dirvi i giorni ragazzi, quindi non ho la più pallida idea. Quindi vabbè, ci vediamo nel prossimo video.